e vi mostro il cestello giù in fondo, che altro non è che praticamente lo spazio dedicato al mio cane. Allora, in realtà questo cestello, diciamo, questo in basso, niente, vi metto sempre storti, scusate. Allora, ecco, vediamo, apriamolo tutto così magari siamo più comodi. Allora, questo cestello in basso, come vedete, era stato ideato dalla Scavolini, che è la marca della mia cucina, per fare la raccolta differenziata al di sotto del lavandino. In realtà io ho fatto la raccolta differenziata con questi cestelli grigi per tanti anni, però lo trovavo scomodo, perché i cestelli sono da un litro, questi grandi, e da mezzo litro questo, e io le buste invece che io compro sono da 100 litri, e quindi praticamente non mi entravano, cioè nel senso mi entravano ma si riempivano subito, e quindi poi alla fine io mi trovavo le buste delle differenziate, quindi secco, plastica e carta, sparse per la cucina, e non mi piaceva assolutamente. Allora, a risparmio casa, ultimamente ho acquistato, vi lascio il link della spesa di risparmio casa, proprio quei cestelli per la differenziata, quelli grandi di plastica, e li ho praticamente messi nella mia veranda, e introducendo in ogni secchio il diciamo colore della busta relativo a ciò che deve essere diciamo differenziato, e in questo modo non ho né più le buste sparse per la cucina, che veramente erano brutte e anche diciamo igienicamente non mi piacevano, ma neanche sparse per il balcone, perché poi sono state qualche anno dentro la cucina, sparse tra il termosifone, insomma vicino al tavolo e così, e molti altri anni sono state buttate fuori al balcone e sembrava tipo una discarica comunale. Quindi io vi consiglio, perché veramente basta poco, acquistare quei cestelli che vi ho mostrato e inserire diciamo le buste della differenziata per quei comuni dove appunto fanno la differenziata, e metterlo in un angolino del balcone dove non dà fastidio a nessuno, ma diciamo così a colpo d'occhio vedete non solo il pulito ma anche l'ordine. Quindi praticamente a me questi cestelli che sono di plastica dura, resistente, diciamo, mi erano rimasti vuoti. Poi 4 anni fa, quando abbiamo adottato Cookie, non sapevo dove mettere le crocchette, e quindi mi sono ingegnata, ho detto, siccome questo cestello era rimasto vuoto, nel senso che ci appoggiavo così detersivi diciamo da dispensa, ecco, quelli che poi dovevo ricaricare, non so, i caricatori, lo sgrassatore, come sta adesso qui, qua c'è il sole piatti, quello che vi ho mostrato al video haul di risparmio casa, lo tengo qui perché ovviamente ogni volta non è che posso andare fuori alla veranda a prendere il ricaricatore del detersivo, e quindi lo tengo lì. Ma prima questo cassettone fungeva da quello, cioè contenere tutti quei prodotti che magari sopra non mi entravano e li mettevo sotto. Quindi quando è subentrato il cane nella famiglia, ho pensato di usare i cestelli per mantenere gli accessori e diciamo l'alimentazione del cane. Quindi nel dettaglio vi mostro, qui a sinistra abbiamo praticamente le scorte, cioè le crocchette del cane, che io mantengo sempre una busta sigillata, perché ne compro, diciamo, le compro 2 alla volta, in maniera tale che quando mi finisce quella corrente ne ho comunque una di scorta subito. Poi volevo consigliare a chi ha appunto dei cani, non solo cani di piccola taglia ma anche di grande taglia, questi biscotti che io acquisto al Carrefour, di cui il mio cane ne va veramente pazzo, veramente ghiotto di questi biscotti. Io hanno praticamente, la prima volta che li ho acquistati li ho profumati, li ho odorati, perché a me piace diciamo odorare l'alimentazione degli animali, e come ho odorato questi biscotti, praticamente siccome sono cotti in teglia ma non sono né fritti né diciamo cotti in altro modo, cioè non è che sono disidratati, ok, hanno proprio il profumo dei biscotti al burro che si infornano, proprio che mangiamo noi umani, e quindi mi sono piaciuti tanto, sia per la cottura, poi perché non c'è la presenza di OGM. Hanno 12 vitamine, oddio scusate non ve lo stavo mostrando, sono 3 gusti, pomodoro, spinaci e barbabietola.
Poi hanno microgranuli di calcio e minerali con Cellplex, fonte di selenio, e sono senza coloranti. E praticamente la confezione è da mezzo chilo e costano veramente pochissimo. Costano 1,79 €. Io ogni volta che vado al Carrefour ne acquisto due confezioni perché Cookie ne va proprio matto. E glieli do a colazione un paio perché il mio cane è piccolo. Poi dietro qui c'è anche, diciamo, il dosaggio raccomandato per i cani di taglia piccola, di taglia media, non so se metterà mai a fuoco, e di taglia grande. E praticamente per la taglia piccola qui c'è scritto fino a 5 biscotti al giorno, ma io gliene do solamente 2 la mattina a colazione. E lo trovo un integrativo molto buono per gli amici a quattro zampe. E se volete provarlo, tanto alla fine male non fa, e della Giuntini. Io non lo so se si trova anche in altri negozi, io l'ho trovato solo al Carrefour, però ribadisco, il mio cane appena vede che apro qua sotto scodinzola, quindi vi ho detto tutto. Poi qui al centro adesso lo vedete vuoto perché praticamente le ciotole, che anche lì ho le ciotole di scorta, stanno in lavastoviglie, e quindi qui io ci metto le ciotole del cane che sono in acciaio. Io vi consiglio le ciotole in acciaio perché non assorbono gli odori, però io per l'acqua ho una ciotola in ceramica, e poi per il mangime ho una ciotola in plastica che però lavo tutti i giorni in lavastoviglie, quindi viene comunque igienizzato. E poi qui nell'ultimo angoletto ho praticamente le crocchette che utilizzo tutti i giorni, che ho praticamente introdotto in questo cestello che è molto molto carino, che io ho acquistato all'IKEA. E questo cestello qui, un attimo che ingrandisco così ve lo mostro, praticamente l'ho pagato 1,79 € nei box delle promozioni. Il prezzo originario era 2,99 €. Di solito lo fanno con l'immagine della lavatrice, ma io non l'avevo trovato e alla fine ho preso questo qui. E dentro ho praticamente introdotto, vi mostro, le crocchette con appunto il cucchiaio per il dosatore per appunto prelevarle, e con una confezione integra di crocchette che vi ho mostrato prima. Poi io non lo sapevo, ma hanno creato, Dio scusate, vi ho smontato mezzo mondo, hanno creato la cioccolata per i cani, perché chi ha gli amici a quattro zampe canini sa che praticamente non possono mangiare assolutamente il cioccolato, perché per loro è è mortale, cioè se assunto in grandi dosi è mortale. Io in un negozio specializzato di animali, che mi sembra, se non sbaglio, Arca Planet, ho acquistato, che non metterà mai a fuoco, il mini sciocco. Il mini sciocco della Trixie, che è praticamente una mini tavoletta da 30 grammi di cioccolato proprio per i cani, e glielo do quando fa una cosa giusta, spezzo un cubettino e glielo do, e lui veramente ne va pazzo. Sono quelle prelibatezze che secondo me non possono mai mancare per un amico a quattro zampe. E non mi ricordo il prezzo, però forse sull'1,50 €. E vabbè, io ogni tanto glielo do, non è che glielo do spessissimo, glielo do proprio ogni tanto. Infatti questo era, l'ho acquistato l'inverno scorso. Poi ho questa borraccetta da viaggio che praticamente ho acquistato su Wish, ma che poi ho visto che viene venduto anche nei negozi, diciamo, per gli animali, solo che io l'ho pagato 1 euro, invece nei negozi per gli animali mi sa che costa 5 euro, adesso non ricordo. Praticamente questo funziona così: riempite la borraccetta, no? Insomma, la bottiglietta di plastica, poi lo svitate, questo va così, lo svitate, lo riempite con l'acqua fresca, lo riavvitate, e praticamente quando, e lo chiudete, e questo è da viaggio, lo potete attaccare alla borsa, lo potete portare a mano, dove vi pare. Quando il cane ha sete, basta sollevare la bottiglietta, nel momento in cui fa questo gioco il tappo, qui sgorga l'acqua, che diventa quindi non solo un portabottiglia, ma anche una ciotolina, dove il vostro cane può, assumere l'acqua bevendolo direttamente da qui. E questo noi lo portiamo sempre in giro quando facciamo le gite o le passeggiate con il cane, soprattutto d'estate. Io vi consiglio di portare sempre con voi
una bottiglietta d'acqua per far rinfrescare il vostro amico a quattro zampe, perché anche il cane, come noi esseri umani, soffre molto il caldo, le alte temperature. E poi in ultimo ho una confezione iniziata di praticamente orzo soffiato, che io spesso aggiungevo, perché adesso è un periodo che non glielo metto più, insieme alle crocchette. Adesso insieme alle crocchette gli aggiungo piselli e carotine, che sempre avete visto in un video spesa di Eurospin, e vi lascio la scheda informativa qua. Però a volte gli inserisco anche l'orzo soffiato, come può essere anche il riso soffiato, il farro soffiato. Comunque lui lo mangia, insomma lo gradisce insieme alle crocchette, quindi sta qui, diciamo, come scorta. E quindi, ragazzi, con questo è tutto. Io nel frattempo sono morta di caldo, un attimo che vi riallargo. Allora, con questo è tutto. Vi ho mostrato sia il cassettone che il cestello sotto al lavandino. Spero di starci in un video, altrimenti lo spezzerò in due parti. E spero che vi ho potuto dare dei consigli validi per tenere in ordine e pulito, come ovviamente ho fatto nei precedenti video della mia cucina, e ovviamente anche le vostre. E se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la famosa campanella. E io vi ringrazio per aver guardato il mio video e vi mando un grande bacio. Ciao, alla prossima!